Che cosa non può assolutamente mancare sulla tavola nel giorno dell'Immacolata? Ovviamente le pitture protagoniste indiscusse della tradizione. E allora siamo andati in giro a chiedere come le preferiscono i salentini. Lei prepara le pitture il giorno dell'Immacolata? Io no, mia moglie sì, sono veramente molto buona. E come se le fa preparare? Qual è il segreto? No, il segreto io non lo conosco perché non le ho mai preparate, le ho mangiate però e ne mangio tante. Quali sono le sue preferite? Ce ne sono di due tipi, quelle col baccalà, che sono spettacolari, e con il cavolfiore. Poi ci sono quelle come dolce, con la patata dolce. La vedo in tenuta ginnica, quindi lei ci tiene al fisico, ma le pitture il giorno dell'Immacolata se le concede? Certo. Anche perché è tradizione salentino. Io mi ricordo che mia madre le faceva e poi le metteva vicino al focalire, si chiama, vicino al cosiddetto cantone. Era. E c'era pure quell'odore particolare. E che mi è rimasto impresso è che oggi non ci sono quegli odori. Ha preparato le pitture per l'Immacolata? Chiede alla mamma perché io. Lei non le sa fare. No, no, davvero. No. Per lei le prepara la mamma, però. Esatto. Si può fare a meno delle pitture il giorno dell'Immacolata? No, no, perché sono una tradizione. Allora, evviva le pitture e viva la mamma. Sì, esatto. Come ha preparato queste pitture che per sua figlia sono fondamentali? Farina, lievito, un impasto piuttosto liquido e poi si friggono. E dentro che cosa ci mettiamo? Oppure bianche? Io le preferisco bianche. Si può fare a meno di tutto, però è meglio non farne a meno, no? E quali sono le vostre preferite? Ah, quelle alla pizzaiola, no? Vediamo se è preparato, come si preparano. Farina, capperi, no? E olive. No, io non le faccio, me le regalano. Bianche o condite? Bianche. A me piacciono quelle con la verdura, con le cicorie, con i cavolfiori, sono le migliori. E poi ci sono quelle alla pizzaiola. Mia moglie le fa veramente bene. Olive e acciuga. Evviva le pitture, sempre. Viva la tradizione. Evviva la pittolata.